Prima che inizi il video volevo fare i saluti di questo video. Il primo saluto va a CSM Downhill, a Davide, UHCB 102, Monica Menchini, Pietro Riccio, Epic MTB, It's André con l'H finale, Amos con Leoni, Anthony Gamer 05, Enrico Cicco, Andrezer asterisco e Gerard Taipi. Ragazzi, questi erano i saluti di oggi. Se vi ricordo che se volete essere salutati all'inizio di un mio video, non vi resta che scrivere sotto in un commento salutami o hashtag salutami. Inoltre, volevo ringraziare dei ragazzi, in particolare Aita Pixel per la nuova grafica e Ken Flame Arts per la nuova intro del canale che tra poco vedrete. Volevo inoltre scusarmi per il fatto che non ho caricato per 2 settimane. Perché appunto, come ben sapete dallo scorso video, ero a Londra, ho registrato il vlog, non mi resta che editarlo e caricarlo. Ci vorrà 1/2 settimane, in più sta iniziando la scuola, quindi non potrò caricare con la stessa frequenza e non sarò attivo con la frequenza che ho adesso. Devo inoltre ringraziarvi per la cifra dei 9.000 iscritti, continuate così, andiamo sempre più in alto. Vi ringrazio appunto. Questo è tutto, vi lascio il video, buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nel terzo beach vlog e siamo tornati a casa, nel senso che siamo tornati sopra il fiume Adda, sempre con il nostro caro amico Mattia. Sempre il suo canale, aia, il suo canale lo trovate nella descrizione di questo video. È pieno di ortiche, quindi facciamo così. Ok, il suo canale lo trovate nella descrizione e su in alto nelle schede, perché appunto lo state aiutando, ha raddoppiato i suoi iscritti. Andatelo a visitare, lui fa video di moto. E inoltre in descrizione vi ricordo che troverete anche tutte le informazioni, link utili, compreso il canale di Telegram e la pagina di Instagram, dove per esempio in montagna ho pubblicato un po' di stories in base a quel che andavo a fare. Ora questa è solo una strada per salire, perché poi andremo dentro di qui. Ragazzi, iniziamo la discesa, però prima vi metto in super view, ovvero l'inquadratura con la massima espansione, e così vediamo se si registra meglio. Proviamo questa cosa, l'80 super view, vediamo se ne vale la pena di mettere questo tipo di settaggio, nel senso che è proprio una modalità del video. Questo è proprio un enduro, primo pezzettino fatto, e ora passiamo dentro di qua per fare un bel sentiero che tra l'altro non mi ricordo dove si prende. Tia, dove si prende? Andiamo giù di qui. Di qua? Sì, di qua. Oh, come vedete, spero anche che riusciate a vedermi, perché qui il bosco tira giù un po' di buio, ovviamente. Oh. Ok, bellissimo. Ragazzi, non ho mai messo il 1080 Super View, perché diciamo che è un'inquadratura un po' particolare, nel senso che è molto fisciaiata, nel senso che per mantenere il grandangolo maggiore possibile, diciamo, stonda i lati. Però appunto spero che vi piaccia questa nuova inquadratura. Vi ricordo inoltre che su in alto nelle schede troverete la playlist. Vi stavo dicendo che qua su in alto a destra nelle schede troverete la playlist dei vlog, dove troverete i due vlog precedenti, uno sempre qua in queste parti e uno su in montagna, dove ho fatto un pezzettino di enduro. Ragazzi, vediamo un po', siamo un po' all'esplorazione e vediamo dove porta. Ah, qua porta nei campi proprio. Ah, boh, niente, qua non c'è nulla. Adesso ci facciamo come l'altra volta questa discesa e arriviamo giù al fiume. Discesa, pronti? Via!
Ma che giù a chiodo! Enduro non si fa a chiodo, enduro va fatto calibrato, va fatto bene. Qua come al solito il muro di prima. Madonna, sentite come proprio cigola il tutto. Qua andiamo su alti. Yeah! Bellissimo! Oh, finalmente abbiamo capito come farlo. Piccolo spezzo ignorante con un salto. Wow! E poi giù di qua. Uella! Bello, bello, bello. Sempre stesso salto, lo prendiamo dalla parte opposta, vediamo come viene. Alberi infami. Va bene, dai, non male. Alberi in faccia? Sì. Questo è vero enduro, raga. Pronti? Andiamo. Via! Madonna, tutto sgommato e quasi salta! Wow! Ma di merda che c'ho? Niente ti ha tenuto, vero? No, niente, stavo andando giù dal muro. Porca troia. Spettacolo! Oh ragazzi, adesso siamo vicino a un laghetto e vicino a Chernobyl. Vicino a Chernobyl. E sono retto a un bambù che è praticamente grosso come la mia mano. Cioè, nel senso, ci sono dei bambù, guardate anche questi qua sulla sinistra, che in confronto a Mattia sono dei giganti. Oh ragazzi, proprio bello bello sto percorsino qui. Come vedete, bambù, boschetti qua. Poi qua a sinistra, guardate l'acqua che cristallina che è. Sicuramente inquinata da Chernobyl, ma con anche tutti i riflessi sulle foglie. Che bello. Proprio tipo altro che scivolo d'acqua al parco acquatico. Quello lì è 100 volte meglio. E niente, poi si ritorna nella classica palude del fiume Adda. Qua si passa in mezzo e buona. Ok ragazzi, allora pensiamo, ultimo percorso del giorno, che tra l'altro abbiamo scoperto adesso, che secondo me è molto molto carino. Non so se da GoPro rende, però è divertente. Sì, almeno in salita ci sembrava veramente bello, quindi ve lo porto e andiamo, nel senso che cioè dovrebbe essere bello. Qua sulla destra noterete una stradina, adesso aspetta che ve la faccio vedere andando pianino. Qua sulla qua esattamente qui vi porterò nel prossimo video, perché in pratica c'è una strada che passa su in mezzo alle rocce. Buon, allora non andiamo troppo veloci perché appunto percorso nuovo fatto una volta a piedi, cioè nella risalita ovvero. E niente, qua ricordati sulla destra. Bella, cavoli! Ci sono gli uccelli che si incazzano. Fuggiamo, fuggiamo! Bello! Un po' mossino, ma bello! Allora, piano qui. Non mi ricordo niente! Oh. Ah! Vai che qua si salta! Piano qua che c'è la curva! Ok! Oddio! Madonna, è sporchissima qua! Aia! Cazzo! Infami! Mentre... Porco cane, che cavolo stiamo facendo? Oddio! Spettacolo! Madonna, mi è entrata dentro una... Prima una spina, poi sono stato sulla sinistra, ho tirato una piedata, un sasso, madonna. Dio. Che spettacolo. Spettacolo, ma con la fronte mi sono spaccato il culo. No, veramente, raga. Sì? È troppo, con la fronte è quasi improponibile.
divertente, sono delle belle curve, dei bei saltini. Dobbiamo pulire un po' dai sassi, però. Troppi sassi, cioè per te magari che è full. Sì, la mia Per se me la che è si fa. pro, mi sono spaccato il culo. E niente ragazzi, torniamo a casa. E io vi saluto qui per questo terzo bici vlog è tutto. Bella. Salutiamo Mattia, vi ricordo che il suo canale trovate sia nelle schede che in descrizione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e mettere un bel mi piace se vi è piaciuto il video. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bella! Ecco anche lui.